Franco Nodari, amministratore unico di Indecast, negli studi di Tempo Radio per filo diretto. Bentornato, buongiorno amministratore. Buongiorno a tutti i cittadini castiglionesi. Buongiorno a lei, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms come anche i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, per chiamarci fatelo 0376-631709, poi ancora mail diretta @temporadio.it e poi ricordiamo le dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio e su YouTube Tempo Radio Live. Allora, grande lavoro, vero, in questo periodo per la manutenzione del verde, i parchi, l'erba che è tornata a crescere con la pioggia, insomma. Infatti quest'anno è stato un anno molto particolare perché il caldo è stato eccessivo, praticamente l'erba ha continuato a crescere, ha piovuto poco, però io non capisco quest'anno sia gli infestanti sia gli altri hanno fatto una cosa che è diversa dal solito. Per fortuna che quest'anno sono riuscito a fare l'impianto di irrigazione per riguardo il parco pastore tutta intera. Infatti il parco pastore quest'anno è molto bello perché è tutto verde, non adesso perché adesso sono tutti verdi, ma anche un mese e mezzo fa era perfetto il parco pastore. Adesso a settembre c'è da fare la ripiantumazione perché mancano una trentina di piante che negli ultimi 10 anni si sono morte, perché una perché sono malate, seccate, e dovremo cambiare questa roba. Per il resto poi adesso cominceremo, abbiamo pulito tutti i prati per le scuole, perché con l'inizio delle scuole abbiamo fatto pulizia in tutte le scuole di Castiglione, che è molto gravoso perché sono tanti, però abbiamo fatto credo un buon lavoro perché col primo giorno di scuola c'era tutto a posto, sia per gli asili sia per le scuole superiori. Adesso il mese prossimo cominceremo con la manutenzione e le potature delle piante che non siamo riusciti a fare l'anno scorso, che a Castiglione sono molte. Direi che col verde a Castiglione stiamo facendo un ottimo lavoro. Adesso il mese prossimo, fine di questo mese, toglieremo i fiori che quest'anno non sono stati molto belli, anzi direi che per il mio standard sono stati piuttosto non belli. Pianteremo di nuovo i bulbi per il prossimo anno che mettiamo tutti gli anni. La Magda Sicurtà ce li dà ancora anche quest'anno, i tulipani. L'anno prossimo avremo gli 8.000 tulipani ancora a Castiglione come gli ultimi 5 anni. Direi che in linea di massima credo che i castiglionesi possono essere soddisfatti del verde, insomma, ecco. Ma sa che addirittura si vedono più turisti stranieri anche in Duomo, secondo me seguono la via dei fiori. È vero, io sento i cittadini, anche nel parco vedo gente che non è di Castiglione, che viene dai paesi qua limitrofi, nel giro di 20 chilometri vengono volentieri al parco di Castiglione perché è molto verde, molto carino da vedere, insomma. Poi è grande, è difficile avere un parco come abbiamo a Comano i castiglionesi, di circa 60-70 mila metri tra uno e l'altro in centro Castiglione. Esatto, che poi tra l'altro c'è anche questa possibilità di proseguire da un parco all'altro, è veramente bello. Adesso l'anno prossimo abbiamo fatto la domanda per mettere giù un pozzo nel parco di Genzani, spero che per l'anno prossimo di essere in grado di poterlo fare, o l'Indecast o il comune, per poter mettere un piano di irrigazione anche nel parco di Genzani, perché non è giusto che ci sia un parco di classe A e un parco di classe B. Certo. Anche perché per me, insomma, io ci tengo moltissimo queste cose, perché sono belle, abbelliscono il paese e ci portano a dire che i cittadini vengono più volentieri, anche i turisti, credo. Certo, certamente. E lei una volta ha detto adesso inizieranno le potature degli alberi, e sono tanti quelli non potati ovviamente precedentemente, eccetera, cosa decisamente gravosa anche perché sono tanti. E una volta, se si ricorda, aveva detto 9-10.000 questi giorni, 9.000 qualcosa. 9.000, cioè sì. 9.000 qualcosa, senza, 9/10.000. Senza tutti gli arbusti che nascono, ma cioè fan sì che poi bisogna comunque pulire, potare anche quelli per tenere pulito un po' dappertutto. 9-10.000 ragazzi, è veramente un bel tanto lavoretto. Sì, infatti sì, ne sì. Negli ultimi 5 anni dobbiamo ancora riuscire a fare il giro completo di Castiglione con le potature.
dopo infatti, 5 anni. Che poi noi parliamo di un albero, ma quando tu porti un albero i rami sono tanti, quindi se andassimo a contare i rami che si devono tagliare sono... Noi abbiamo delle piante da 25 metri, non abbiamo delle piantine infatti. Che nel parco pastore le piante, quelle più piccole, sono alte 24-25 metri. Ascolti, amministratore, e poi ci sono anche grandi lavori sul cimitero anche, no? Cimitero, giusto? Quello monumentale, stanno facendo la facciata che dovevamo farla qualche mese fa, però la ditta era un po' in ritardo, però adesso si sono messi. Credo che per il prossimo mese di avere un camposanto pulito, anche quello lì con la facciata fatta bella, e dentro stiamo pulendo il pezzo vecchio, dobbiamo stimolando parecchie tombe per poterlo poi mettere in corso di lavori l'anno prossimo per rifargli il tetto. Io credo che tra quest'anno e l'anno prossimo tutti e due i cimiteri saranno in perfetto ordine. Certo, per cui appunto il totem come va anche? Com'è? Il totem che avete messo per... Il totem credo che sia qualche giorno che è fermo perché si è bruciato credo una scheda. Adesso quello succede. Verranno a sistemarlo i tecnici del totem, che viene usato anche parecchio perché essendo così grande il cimitero monumentale, quello nuovo, di conseguenza uno schiaccia e vede dove deve andare. Esatto, anche perché magari infatti, ci sono tanti castiglionesi che sono andati a vivere altrove eccetera, ma addirittura non si ricordano bene. Si era pensato addirittura di mettere un altro nel cimitero monumentale e poi la cosa si è finita lì. Adesso guarderemo con la nuova amministrazione cosa possiamo fare. La volontà sono tante, ma i soldi sono pochi. Certo. Purtroppo. Certo, e poi altra cosa che vi vede impegnati anche il primo maggio, quartiere primo maggio, no? Quartiere primo maggio, adesso stanno mettendo giù i giochi lì al basket, quelli per esterno, stanno facendo un ottimo lavoro, credo che abbiano quasi finito. Poi il primo maggio devono aprire ancora la strada nuova, vicino comunque lì ai giochi. Poi direi che il primo maggio è diventato un bellissimo villaggio perché hanno col 110% hanno fatto delle varie ristrutturazioni, pulizie, pitture di palazzi nuovi. Direi che è un bel villaggio, cerchiamo di tenerlo anche molto bene perché ha tanto verde anche lui, ma credo che i cittadini del primo maggio siano piuttosto soddisfatti di quello che stiamo facendo. Certo, e poi dopo si raccomanda ovviamente sempre un comportamento civile. Adesso non so se ci sono i soliti sacchetti del lunedì per esempio, no? Di quelli che li lanciano, quei simpaticoni che lo fanno. Tra l'altro esistono le piazzole ecologiche, lei ha anche intenzione, se non mi sbaglio, di ampliarne, noi di migliorarne. La piazzola ecologica che l'ha fatta 20 anni fa, l'ha fatta in un certo modo che naturalmente a quei tempi poteva andare bene, il paese si è sviluppato. Adesso l'anno prossimo abbiamo già dato mandato a un ingegnere di prepararci un progetto che dobbiamo mettere, insomma, allargarci, mettere giù, fare il posto per i cittadini perché continuano a aumentare e forse il paese continua a allargarsi di conseguenza. Noi abbiamo centinaia di macchine tutti i giorni che transitano dalla piazzola. Adesso vogliamo fare gli scarichi diversi perché quando piove questi colpi d'acqua che viene giù l'acqua di un mese in un giorno, esatto, si riempie la piazzola sotto e rimane un po' per il pubblico un po' non accessibile. Praticamente il prossimo anno vorrei rifare tutta la piazzola, le entrate e le uscite, e farla tutta nuova, insomma. Parliamo di quella di Via Gerra, giusto? Sì, naturalmente, c'è solo quella a Castigliano. Quindi piazzola da rifare, se si può, che cosa vorrebbe fare la piazzola di Via Gerra? Ma la piazzola di Via Gerra dobbiamo asfaltarla, cementarla tutta, rifare la strada di entrata e praticamente di uscita per le macchine che non si entrino da una parte e escono dall'altra, perché di conseguenza non si ammucchiano in mezzo. Poi devono entrare un po' ordinatamente perché se ne entrano più di 3 o 4 alla volta, il posto che hanno per svuotare dove ci sono i container sono per 3 o 4 macchine, allora devono entrare in base a quelle che escono, devono entrare le altre. Sì, certo. E quindi appunto anche lì un lavoro. Che l'anno prossimo facciamo quello che ho in testa col progetto, abbiamo già visto un po' di progetto, dovrebbe venire fuori un ottimo lavoro, soldi a parte direi, ma perché è una cosa piuttosto costosa, c'è da combinare il fosso,
insomma ci sono parecchi lavori che Castiglione ha diritto di avere, perché è un paese, è una città, non è più un paese romano. Certo, certamente. Allora, fermiamoci un attimino con l'amministratore unico di Indecast, Franco Nodari, ci troviamo tra un paio di minuti. Con Franco Nodari, amministratore unico di Indecast, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stavamo parlando della piazzola ecologica di che si trova in Via Gerra, questo lo diciamo se c'è qualcuno che è appena venuto ad abitare, no, a Castiglione. E, lei mi diceva fuori onda vuol fare anche un capannone, un qualcosa del genere. Infatti, ristrutturando l'Indecast, vorrei fare un capannoncino da 600-700 metri per mettere a coperto i mezzi. Abbiamo comprato dei mezzi nuovi e mi dà fastidio che stiano fuori dall'acqua giorno e notte tutto l'anno, invece che giusto la mattina escono, fanno il servizio, li puliscono e poi li mettono a coperto per il giorno dopo. Giustamente, durano che, anche di più. Sì, infatti è una cosa che va fatta, aumento parecchio, poi nella ristrutturazione direi che rifacciamo un po' tutto quello che è l'esterno della piazzola, a parte gli uffici, però la piazzola la rimettiamo a posto tutta. L'anno prossimo poi dovrebbero fare anche la rotonda in Via Gerra, di conseguenza allargare la strada, l'hanno allargata un pochino per un pezzo, adesso faranno anche l'altro pezzo, credo. Diciamo che siamo in una posizione adesso abbastanza buona. Una volta fatta la rotonda, direi che la piazzola di Castiglione ha tutti i requisiti per una cittadina come quella di Castiglione. Ascolti, amministratore, stava accennando che state anche sistemando la piazzola, una piazzola vicino al semaforo, no? Il semaforo abbiamo messo giù i fiori qualche mese fa, non abbiamo messo il prato perché faceva troppo caldo. Adesso questa settimana credo che mettano giù il prato inglese, così praticamente è finita anche quello lì, è l'ultimo pezzettino di verde che era incolto, era messo male. L'abbiamo sistemato, infatti entrando da Castiglione, o quelli che vanno alle scuole vedranno un'oasi molto carina, ci sono le panchine, sì. È messo a posto bene, insomma. Davvero, sì sì, carino. Prima di andare a leggere i messaggi, che sono tanti, che le hanno mandato i suoi concittadini, le vorrei chiedere una cosa, la raccolta differenziata come va a Castiglione? Allora, più o meno, differenziata va abbastanza bene, direi. Siamo sui valori dell'anno scorso, forse qualcosa di più. Diciamo che i cittadini di Castiglione, qualche birichino c'è sempre, però stiamo cercando di spiegare e migliorare sempre la raccolta, perché è la base di tutto. Sì. Infatti non abbiamo più alimentato i rifiuti negli ultimi 5 anni, perché riusciamo a raccogliere tanto, praticamente la separazione della carta, del vetro, di tutti gli altri materiali. Riusciamo anche a venderli e prendere qualcosa, di conseguenza direi che se i cittadini ci danno una mano possiamo migliorare ancora, insomma, ecco. Certo. Ascolti, mi è venuto in mente per associazione di idee, proprio perché purtroppo i mezzi consumano, gli inceneritori o termovalorizzatori, chiamiamoli come volete, consumano gas, per esempio, eccetera. Ecco, voi come affrontate il caro energia? A dire la verità, noi il caro energia, cioè come corrente ne consumiamo molto poco, perché non abbiamo attrezzature e macchinari, a parte gli uffici e le luci esterne con le piazzole, non siamo messi. L'unica cosa che è aumentata parecchio e ne consumiamo parecchio è il gasolio dei camion, perché attualmente non abbiamo camion, abbiamo qualcuno a metano, ma il resto sono tutti a gasolio, insomma, ecco. Che tra l'altro il metano è aumentato più di tutti, quindi è un problema anche quello. Allora, le leggo i messaggi. Buongiorno Presidente, lei ha cambiato il volto di Castiglione rendendolo bello e fiorito, anche se può, però se può riduca le bollette dei rifiuti, perché adesso andiamo incontro a un periodo difficile, dice Anna Maria. Purtroppo aumentarli sicuramente no, ma diminuirli è un po' difficile con tutti gli aumenti che abbiamo. Cioè, per diminuire i rifiuti bisogna che riusciamo a migliorare la raccolta del 20-30%, allora si potrebbe pensare a qualcosa. Ecco, allora Presidente, lanciamo questo appello: se volete che si riducano le bollette, differenziate ancora meglio. Ancora meglio, più la raccolta differenziata è separata, più riusciamo a sistemarla, invece di portarla in discarica, a venderla. Ecco, se vedete qualche vicino magari che non lo fa, non litigate, però quello è buono, cercate di invogliarlo a farlo, fateglielo capire, fateglielo questo discorso.
anche, esatto, per esempio. Altri due messaggi. Allora, Nodari, lei è conosciuto per uno che ama la trasparenza, mi dica perché nel suo partito una persona che si dimette da assessore 30 giorni prima delle elezioni, poi non ci sono protocollate spostamento nel gruppo misto da stasera, grazie, dice Giorgio, dice un messaggio. Un altro messaggio dice: Nodari, dai, fate la rotonda in via Gerra così abbiamo completato il quadro della viabilità. Quindi un messaggio. La rotonda in via Gerra, come ho detto prima, il comune dovrebbe farla l'anno prossimo, perché quest'anno ormai tra le votazioni comunali e le votazioni nazionali siamo in ritardo, e di conseguenza l'anno prossimo credo che completeremo questa zona. Per quanto riguarda l'assessore che si è dimesso, il mondo, cioè, l'Italia è mezzo da comprare e mezzo da vendere, siamo in un paese democratico, ognuno decide di fare quello che si sente e quello che vuole, insomma. Certo. Non obbliga nessuno, Forza Italia non obbliga nessuno né a stare né a entrare né a uscire. Uno deve fare quello che si sente e farlo bene. Certo, ma questo è un invito che le fanno, gestite voi lo scuolabus anche. Lo scuolabus purtroppo è una cosa che è molto impegnativa, non abbiamo personale, ci vuole personale specializzato e automezzi che non abbiamo, cioè, è difficile perché... Serve anche una patente particolare, anche sì, ci vuole insomma un'autorizzazione un po' particolare, perché portiamo in giro dei ragazzini, dei bambini, a parte che se fossero anche adulti comunque l'impegno è comunque uguale, ma non ci avevamo provato perché per farlo per Castiglione c'è da rimetterci l'anima e i soldi. Presidente, ho tanta stima di lei per la sua capacità imprenditoriale, spero che faccia ancora un mandato all'Indecast, perché sento troppe voci maligne che l'anno prossimo, quando scade il mandato, qualcuno non lo vuole più, insomma, questo mi dispiace, dice Fernando. Ma non credo proprio, io ho un buon rapporto col sindaco e con l'amministrazione, quello che l'ho fatto per il comune sicuramente, non per me, che ci metto del mio, perché ci vado tutte le mattine all'Indecast, tutte le 3-4 ore, cercando di fare bene, spendere i soldi e spenderli bene, ma fare bene per il comune. Certo. Io per fortuna di Dio ho lavorato una vita, non ho bisogno né di prendere lo stipendio né di guadagnare né di fare delle cose che non vanno fatte. Le cose che faccio le faccio per Castiglione, per i cittadini castiglionesi. Io sono un cittadino castiglionese DOS, sono nato a Castiglione, sicuramente muoio anche a Castiglione. Allora, speriamo più tardi possibile. Nessuno è immortale, assolutamente. No, assolutamente. Allora, con le scuole tornano le cartacce ogni anno, questa è un'osservazione che è appena arrivata, adesso vabbè, lì saranno i ragazzini. Nodari, a Grole abbiamo l'erba alta, i bordi delle strade e sul parco per favore faccia qualcosa. Il parco praticamente, cioè il parco, il campo da calcio, credo che sia quello. Non lo usa più nessuno, infatti non l'abbiamo più tagliato perché non lo usa più nessuno, era fuori da quello che era l'impegno dell'Indeca. Per quanto riguarda le strade, non preoccupatevi che siamo già passati 2 o 3 volte, quest'anno ho preso un trattore apposta per fare quel tipo di lavoro lì, con una barra di 1 metro per fare le strade, ne abbiamo fatte tante. Pensate a Castiglione, a 100 chilometri di strade tra destra e sinistra. Visto, quindi se lo vedete in giro è nuovo quel mezzo. Nuovo di zecca, infatti le abbiamo fatte già 2 o 3 volte, che gli anni passati le facevano 2 tagli all'anno, ne abbiamo già fatti 3, purtroppo bisogna fare ancora. Poi questo è un periodo particolare anche, proprio settembre. Allora, bellissimo il Parco Pastore, tutto verde, complimenti davvero, dice Maria Rosa. Quindi ancora arrivano complimenti. Grazie, per Maria. Lei. Presidente, faccia qualcosa per gli incivili che sulle strade del parco e sui marciapiedi non raccolgono le deiezioni canine. Purtroppo è 5 anni che ripeto questa cosa, i parchi sono belli, sono favolosi. I cani, a me, io amo i cani perché ce l'ho anch'io, il cagnolino. Però se uno va al parco si prende il sacchetto e raccoglie quello che fa il suo cane, perché cestini ci sono anche i sacchetti, dateci una mano, perché quando uno va nel parco, che adesso si sdraiano, giocano i ragazzini nel parco perché l'erba è verde, uno che si sdraia sopra un escremento di un cane non è bello. No. Poi quando lo tagliamo, se c'è quella roba lì, c'è una puzza da morire in giro. Perché le pale fanno alzare, esatto, che abbiamo la possibilità, c'è lo sgambatoio, il parco è bello, raccogliete quello che anche lo sgambatoio, però raccogliete lo sgambatoio apposta per farli correre, se esatto. Vogliono
Allora, i cani quando vanno fuori la mattina, cioè, la devono fare da qualche parte, insomma. Non è colpa di, quello che diciamo sempre, non è colpa dei cani, certo. Allora, Presidente, diminuisca la tassa dei rifiuti perché con i vari aumenti energetici facciamo fatica ad andare avanti. Vede, questo è un altro. Io vi credo, ma come ho detto prima, non aumentare sicuramente, ma dipende da ARERA, che i prezzi non li facciamo più neanche noi attualmente. È un ente preposto che fa questo tipo di cose. Però sicuramente non vogliamo fare aumenti, dateci una mano, come dico sempre, nella raccolta, che se la raccolta aumenta del 20% può darsi che riusciamo a calarli di qualcosa. Certo. Poi, allora, scusi, Nodari, ma la Zanotti, Lucia, no, Zanotti, che era in lista con lei, che fine ha fatto con tutte le idee che aveva in testa? Allora, Zanotti è ancora qua a Castiglione, è ancora con noi. Purtroppo i voti che ha preso non sono bastati per entrare in consiglio. Fa parte del gruppo di Forza Italia, lei ha le idee, le ha, perché per quanto riguarda Castiglione, infatti l'infiorato l'ha fatto lei, Menghini l'ha messo a posto, ha il suo museo personale, però lei fa tutte queste cose, le fa per amore dei castiglionesi, certo. Perché anche la Lucia spende dei suoi, non incassa sicuramente dei soldi e fa un sacco di lavoro per il comune, purtroppo non può fare i consiglieri, però in Forza Italia c'è, a me fa molto piacere che ci sia, insomma. Poi ancora buongiorno, Indicast può fare il pellet, le chiedo, no? No, assolutamente, non siamo attrezzati, non abbiamo le macchine, ci vuole il legno poi che noi non abbiamo. Ecco, però vedi, volevo chiedere se vendete la legna da ardere, cosa ne fate delle piante? Probabilmente sì, dopo che avete potato. No, le piante le portiamo, ci sono anche piante grosse, le portiamo all'Indica, le ammucchiamo là, poi le diamo via se qualcuno ha bisogno di legna. Però bisogna che se la tagli, se non ci sono, c'è la legna, uno se lo deve portare a casa. Certo. Allora, poi, non dare dite di no al polo logistico di Lonato, cioè quello al confine con Castiglione. Noi siamo sicuramente, non mi farebbe molto piacere, però non è che possiamo dire qualcosa in più o in meno. Ma ho letto che la provincia di Brescia ha bocciato questa cosa, spero che vadano avanti su questo. Tanto che la terra ne hanno tanta, Lonato può farlo anche più vicino, non vicino a noi, vicino a casa sua. Certo, anche perché poi il rischio sarebbe quello del traffico, tra l'altro, sì, lì già, infatti, già ce n'è. Quindi la strada non è il massimo. No, però almeno è scorrevole per ora, però insomma. Allora, altro messaggio, dunque, vediamo, stasera Forza Italia non è più in consiglio comunale, come vi sentite, molto delusi? Ah, perché non ha più rappresentanti, vabbè. Ma Dio, okay. Io non, la cosa deve ancora succedere, forse succederà stasera, però credo che comunque Forza Italia vada avanti nel comune di Castiglione a fare quello che ha sempre fatto e farlo bene. Allora qua io glieli leggo, dunque lei castiglionese doc, come ha detto, però Falcone è doc del sud e non può voler bene a Castiglione. Io credo che dopo 20 anni che abita a Castiglione sicuramente vorrà bene anche lui a Castiglione, alla casa, qua i figli. Nodari, la raccolta dei rifiuti ai 5 continenti come va? Perché quello che si vede non, da quello che si vede non lo fanno e noi paghiamo. No, sta migliorando, ha migliorato un po' anche quella dei 5 continenti. Le nuove generazioni danno una mano ai genitori a farla in un sistema che va fatto. Da quando poi c'è il campo da rugby lì vicino hanno cambiato un po' il sistema di pensiero anche i genitori. Naturalmente lì ci sarebbe un sacco di lavori da fare, che adesso il sindaco ha detto che si metterà in pista, perché bisognerebbe fare le fogne, sistemare un po' e poi allora obbligarli, lo fanno già, magari migliorano di tanto quello che stanno facendo. Allora, altro messaggio, scusi Presidente, ma è possibile che la differenziata vada bene però non cari la bolletta? Chiedono. Il lavoro c'è comunque, non è che la raccolta differenziata va bene, ma io, i 50 dipendenti che ha l'Indica per fare questo tipo di lavoro, cioè, sono da pagare tutti i mesi, c'è la corrente, c'è la benzina. Poi, come ho detto, non siamo più noi a fare i prezzi, ma è il comitato nazionale che fa ARERA, che fa i prezzi dei rifiuti in base ai cittadini, fa il prezzo dei rifiuti. Poi date multa a chi non raccoglie la cacca del cane. Se pensate che costavano 100 euro a tonnellata, adesso ne costano 220 a portare in discarica, fate voi un po' i conti. Nodari, via le boschette da rifare perché i fiori sono brutti, anche beh, ma l'ho detto prima. No? Non preoccupatevi che entro di 15 giorni togliamo quelli lì e metteremo quelli nuovi quando siamo pronti. Ha detto anche un numero, fa
cioè impressione, cosa sono 9.000, cosa che sono piante? Sì, bulbi, l'aveva detto prima, 8.000 bulbi, 8.000, ho messo 1.000 in più. Allora, perché non date le multe ai, a chi insomma sta nei 5 continenti eventualmente? Purtroppo non siamo autorizzati a fare questo tipo di lavoro. Mm-hmm. Abbiamo chiesto anche noi se si poteva fare, mettere un ragazzo con le... Ma abbiamo i vigili, dobbiamo chiamare quelli che non... Ah, ecco, che non fanno la raccolta differenziata, c'era un seguito del messaggio. Io la raccolta differenziata la fanno male o bene, la fanno un po' tutti. Lì c'è qualche stupidotto ancora, c'è, che butta fuori tutti insieme. Però non è facile andare a prendere l'alluminio quando butta il sacco lì, lì ci sono 500-600 famiglie, non è così semplice. Non è piccola, proprio. In un'altra zona sarebbe un paese intero, proprio, infatti, proprio di suo. Proprio. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Franco Nodari, amministratore unico di Indecast. Come salutiamo i suoi concittadini, amministratore? Ah, dateci una mano, che più che altro non riusciamo, non aumenteremo niente, però dateci una mano a fare la raccolta. Che se vediamo che a fine anno avanzano dei soldi, possiamo sicuramente avanzare. Dateci una mano anche voi cittadini castiglionesi, sia per le strade sia per la pulizia, con i cani che portate a spasso. Beh, intanto il fatto che non aumenti è già una cosa, no? Visto che aumenta tutto. Infatti, quanto negli ultimi 5 anni non è aumentato di una lira. Se poi vogliamo far calare, arriviamo al 100%, se differenziamo tutto. Se riusciamo a fare meglio, per l'amor di Dio. Insomma, prossimi al 100%, tutto non è possibile, però va bene. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo l'amministratore unico di Indecast, Franco Nodari. Grazie. Grazie ai cittadini castiglionesi che ci danno una mano. Grazie. Al Garden Shop Pasini di